Dunque, in primo piano il focus sulla pandemia, dati incoraggianti per quel che riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, calano i positivi in Abruzzo, ormai poco sopra quota 7.000, esattamente la metà di soltanto qualche settimana fa. Pescara, città vicina al contagio zero, anche con dati incoraggianti provenienti dalle recenti ricerche dell'Università di Ravenna. Effetti delle riaperture che ormai ammontano a diversi giorni, che non sembrano influire sul tasso delle nuove positività che si registra ogni giorno, dunque sembra uno scenario davvero incoraggiante a cui si unisce naturalmente la crescita del numero dei vaccinati. Resta l'attenzione alta soprattutto sui fine settimana e noi su questo vorremmo imperniare la nostra e la vostra attenzione collegandoci in diretta con Marina Moretti che si trova a Pescara proprio con il professor Giustino Parruti. Allora Marina, io ho fatto una brevissima introduzione, ma naturalmente sono tantissimi temi, quindi penso che sarà una raffica di domande quella che Sì, porrai a Giustino Parruti. A voi, a voi. sì, di domande, di curiosità, ovviamente ce ne sono tante, a cominciare proprio da quella che hai esposto tu poco fa, cioè se tutta questa queste buone notizie, diciamo così, dell'ultimo periodo. Certo, ci sono ancora persone che soffrono, ci sono ancora persone che muoiono e ci sono ancora persone in terapia intensiva, ma sempre di meno. E allora vediamola come una situazione che sta migliorando e in maniera molto sensibile. Ci si chiede se questo miglioramento possa poi anche ispirare comportamenti errati, soprattutto nel fine settimana. Insomma, non vorrei che, come dire, ci si allargasse un po' e si pensasse di poter vivere sugli allori quando invece la guardia va tenuta alta. Ma sicuramente, buongiorno a tutti. Il punto fondamentale è che in questo momento abbiamo una copertura vaccinale che sta crescendo esponenzialmente, rapidissimamente, e abbiamo anche la certezza che il vaccino previene la mortalità e riduce tantissimo, qualsiasi sia il tipo, la forma di malattia conseguente all'infezione da SARS-CoV-2. Quindi l'impazienza in questo momento di riprenderci tutte le libertà prima che la copertura vaccinale sia riuscita a coprire quella fascia tra i 30 e i 55 anni che così tanto è stata afflitta proprio dalla variante inglese nel nostro territorio, sarebbe veramente sbagliata. Qual è il successo invece del nostro territorio, in particolare la provincia di Pescara, che continua comunque ad essere una zona sempre meno colpita? Che cos'è che ha funzionato? Ma decisamente ha funzionato un'eccellente organizzazione. In questa fase di organizzazione vaccinale la nostra provincia è riuscita davvero a ottenere una copertura e un accesso forte. È riuscita ad avere tutta la logistica che serviva per poter essere molto efficiente ed efficace. Abbiamo avuto anche una grossa collaborazione con gli enti di territorio che hanno continuato a tracciare i casi in modo tempestivo. Abbiamo visto anche questa collaborazione di cui tutti hanno parlato in questi giorni, un tentativo di misurare l'efficacia di ciò che stiamo facendo. In questo diciamo che siamo stati abbastanza tempestivi rispetto a tante altre aree del territorio, quindi direi un'organizzazione di cui una volta tanto possiamo essere decisamente fieri. In America si parla già di poter far togliere l'obbligo di mascherina, diciamo così, negli spazi aperti, anche dove, insomma, in un parco, dove si cerca, quelle cose che a noi ancora sono sconsigliate. Lei lo vede come un obiettivo possibile, quello di magari indossare una mascherina solo in un supermercato o piuttosto in un luogo affollato? Certo, allora partiamo da due cose. La prima è che la copertura vaccinale che hanno raggiunto gli Stati Uniti ha superato il 60%, una soglia che è ancora un pochino distante per noi, quindi non ci possiamo paragonare con quella realtà. La dottoressa Capua, peraltro, ha detto una cosa molto interessante qualche giorno fa in televisione. Il virus continuerà a avere possibilità di circolare. Quindi, fino a che non avremo un'immunità che io non definirei di gregge, ma direi quasi universale, cioè fino a che in tutte le persone non avremo indotto questa capacità protettiva di evitare la malattia in caso di infezione, è davvero presto per arrivare a questo tipo di determinazione in Italia. Ma siamo decisamente molto più vicini di prima. Carmine, se hai domande, se no io ne ho ancora una per il Io ne ho professor Parruti. una soltanto, sapere qual è la data Gliela giro.
qual è la data che dovrebbe cadere proprio in questi giorni rispetto alla quale si potrà fare una valutazione per cui si potrà dire quasi con certezza che l'effetto delle riaperture non c'è stato sui contagi? Qual okay, è la data? Ok. Allora, il direttore mi chiede di girarle questa domanda. Qual è la data in cui si potrà dire con ragionevole certezza che non c'è stato l'effetto delle riaperture? O che c'è stato? Ma allora, in buona misura questa data è già oggi, cioè quello che ho detto prima vale nel contesto di oggi. Le riaperture che abbiamo avuto hanno determinato una modestissima circolazione. Il sistema di controllo che avete visto in Abruzzo come in Italia adesso è ottimo, perché dove c'è stato un cluster, cioè quello che dicevo prima, purtroppo è vero, ci sono dei paesi che hanno dovuto fare la zona rossa, cioè un eccesso di suscettibili esposti al virus ha ridato luogo a una circolazione alta, abbiamo dovuto di nuovo chiudere alcuni territori. Quindi le riaperture stanno determinando qua e là qualche eccesso di circolazione, ma è evidentissimo l'effetto protettivo, quindi non fa questa circolazione i numeri di patologia che avevamo visto prima. Rimane il punto che ho fatto prima, cioè prima della seconda metà di agosto e primi di settembre io non credo che noi avremo una copertura tale da poterci sentire autorizzati a molto di più. Certo, aggiungo anche, ne parlavamo prima del collegamento in diretta, che il dottor Paruti ha sottolineato l'importanza del sequenziamento, si lavora con l'Università di Chieti in piena collaborazione, perché è fondamentale individuare al volo una eventuale variante, magari diversa da quelle che già conosciamo e che arrivi da chissà dove. Questo è proprio fondamentale, perché con la variante inglese, con tutti questi vaccini, la stiamo contenendo, e con tutto il resto, insomma, bisogna tenere veramente gli occhi molto, molto aperti. E direi che è tutto, Carmine. Se hai altre domande, no, io te lo faccio salutare direttamente il dottor Paruti. Grazie. Io ringrazio di questa attenzione, ma soprattutto sono molto fiducioso che stiamo andando nella direzione giusta. E ancora una volta un ringraziamento al territorio di questa regione che sta facendo la sua parte molto bene adesso. Grazie a voi.